E questa era una delle richieste più frequenti, per cui oggi vediamo insieme come si realizzano la fotografia di prodotto con l'esposizione multipla. Qui abbiamo un set di foto dello stesso soggetto, la prima ovviamente è sempre un po' problematica, dalla seconda in poi, su cui abbiamo sistemato tutto quello che dovevamo sistemare, andiamo ad applicare le stesse impostazioni per tutte quante le foto in maniera tale da poter realizzare un compositing coerente. La prima cosa che vogliamo fare è vedere se abbiamo attivato il profilo della lente, in questo caso è attivato, quindi la distorsione sarà rimossa e deve essere rimossa su tutte le foto nella stessa maniera, ovviamente, se no poi non coincidono. Qualche piccolo accorgimento a seconda della foto, in questa chiaramente prenderemo soltanto le luci, le ombre le lasceremo abbastanza perdere, per cui attiviamo col tasto J il segnale del clipping e vediamo fin dove possiamo andare. Ok, circa qui. E questa siamo a posto. Vediamo la prossima. Prossima che, insomma, qualcuna già clippa sui neri, però poi conto di rimetterle a posto prendendo i chiari da ciascuna. Qui aumentiamo giusto un pochino l'esposizione. Qui abbiamo sempre la correzione e va bene. Qui cosa possiamo sistemare? Ma forse niente. Forse niente, perché qui recuperiamo il frontale, forse qualche bagliore dalla scritta. Questa forse va già bene così. Qui magari tiriamo un pochino sull'esposizione ancora, perché comunque vorremmo portare fuori questi dettagli. Gli do una puntina in più nei bianchi, sempre per tirare fuori più dettaglio possibile. Qui direi che non c'è chissà cosa da fare, magari giusto un pelo di esposizione in più, è perfetto. Qui va già bene, anzi ce n'è perfino troppa. Questa sicuramente la useremo miscelata, ma molto poco. E anche questa credo che tireremo fuori qualcosa da qui, ma comunque va già bene così com'è. Ecco, questa invece forse un po' bruciata, quindi la abbassiamo un po', ecco, così va bene. Magari tiriamo un pochino su le ombre, ecco, così dovrebbe andare. Ma questa mi sa che è la stessa, l'ho fatta due volte forse. E la sistemiamo due volte, non si sa mai. Ok, qui aumentiamo un pochino l'esposizione, tiriamo un pochino su anche i bianchi, tanto li clippa, ma lì tanto prenderò un altro dettaglio. Ok, una volta che abbiamo sistemato la maggior parte di tutte queste cose che dobbiamo sistemare, praticamente quello che facciamo è che le esportiamo tutte insieme. Così le mettiamo tutte insieme nello stesso posto con un export che ci dia le stesse dimensioni per tutte. Qui che cosa abbiamo? Ah, questa va bene così. Sì, io non tocco niente, ma forse è giusto, ma troppo neanche. E qui stessa cosa. Tiriamo un po' fuori questi chiari, ma direi che comunque ci siamo. Questa la possiamo portare un po' più su. Ok. E direi che ci siamo. Una volta che abbiamo fatto questo, le selezioniamo tutte. Esportiamo tutto insieme. E una volta che abbiamo finito di esportarle, ce le ritroviamo tutte qui. Ora dobbiamo fare una scelta importante. Questa è la prima, che era quella mossa, e la buttiamo giustamente. Dobbiamo decidere come procedere, nel senso che dobbiamo sceglierne una che vada già abbastanza bene, quindi a cui aggiungere solo dei dettagli, oppure una scura a cui andiamo poi ad aggiungere le luci. In questo caso io credo che partirò da questa, perché così non dovrò sistemare lo sfondo. Lo sfondo terrò questo qui che è già scuro e andrò semplicemente ad aggiungere i dettagli che mancano. Quindi comincio con l'aprire questa.
Apro questa, dopodiché quello che faccio è che prendo tutte le altre e gliele impilo sopra. Questo ovviamente mette a dura prova il computer, ma dopo si abitua. Una volta importate tutte le immagini, prima cosa che facciamo le rasterizziamo, così pesano di meno e si lavora meglio. Dopodiché partiamo dalla prima, quella che abbiamo scelto. Andiamo a vedere che cosa possiamo aggiungere. Vediamo un po' qui che cosa abbiamo. Vediamo con scolora se riusciamo a capire che cosa possiamo aggiungere. Possiamo aggiungere qualche dettaglio della lente, qualche dettaglio qua sopra. Allora andiamo a mettergli una maschera e la invertiamo. Dopodiché prendiamo un pennello, opacità 20%, colore bianco, la rimetto normale. Andiamo a dare delle pennellate per scoprire la parte che ci interessa. Sbircio ogni tanto l'originale com'era. Allora qui era più chiaro, quindi qualcosa glielo si può dare. Ok, abbiamo tirato fuori qualche dettaglio che prima non c'era. Vediamo qui cosa c'è. Qui sicuramente possiamo tirare fuori qualche dettaglio da qua. Qui forse diventa anche già troppo. Ma che 20% forse è già tanto, facciamo 10. Così, ecco. Molto meglio, così con 10 riusciamo a miscelare meglio. Vediamo un po' qui com'era l'originale. Lì dietro è più chiara, quindi qui una pennellatina in più io gliela darei. E direi ok. Poi qui cosa abbiamo? Qui abbiamo sicuramente un po' di dettaglio in più qui. Ah, e poi abbiamo questo simpatico riflesso qua sotto che non mi dispiace, quindi un po' ce lo portiamo dietro e anche qui, eccolo lì che viene fuori. Un po' anche qui, eccoti. Abbiamo un po' di bagliore qui sopra e forse con questa ci siamo. Qui che cosa abbiamo? Ok, interessante. Allora, qui abbiamo un po' più di dettaglio qui dentro. Poco. E poi abbiamo questo. Portiamo avanti, eccolo qui. Abbiamo questo bagliore che viene un pochino fuori. Abbiamo
andiamo avanti. Qui probabilmente abbiamo un po' di lente, un po' di bottone. Andiamo a vedere. Eccolo qua il nostro otturatore che viene fuori. Qua era molto illuminata, quindi ne approfittiamo per portare fuori il dettaglio della silhouette dell'impugnatura. Portiamo fuori bene i dettagli dell'elemento frontale, vediamo com'è davanti. Qui quest'ombra non c'è più, quindi ne approfitto. Ok, qui cosa abbiamo? Abbiamo forse qualcosa qua. Sì, abbiamo un po' di bagliore qui, un po' di dettaglio nella scritta Canon. E poi abbiamo questo. Eccolo qui che viene fuori bene. Forse c'è un po' di bagliore qui dentro. Eccolo lì. Ok, e qui possiamo forse recuperare un po' di dettaglio qua. Procediamo con la prossima. Qui sicuramente possiamo tirare fuori qualche bagliore da qui. Eccoti. Magari si può riempire un po' qua. Qui cosa c'è? Qui è più chiaro, quindi qui andiamo a riempire. Vediamo un po' la prossima. Allora, la prossima. Che cosa hai di bello per me? Sicuramente un po' di bagliore qua. Di luce qui dentro. Anche questo magari lo mettiamo con scherma.
Allora, io qui vedo silhouette del bottone dell'otturatore. Eccoti qua. E poi cosa c'è? Andiamo avanti con la prossima e stiamo attenti al fatto che potremmo anche arrivare a un punto in cui non c'è più nulla da aggiungere. Anzi, magari l'abbiamo già superato e non ce ne accorgiamo, quindi poi bisogna comunque rivedere. Qui cosa c'è di bello? Io vedo sicuramente che qui potrebbe essere un po' più chiaro, per cui. Cos'altro c'è? Non ha più luce nell'otturatore, ma mi interessa relativamente, però potrei portare un po' fuori questo. Ok. Abbiamo sicuramente quest'area che finora è rimasta abbastanza in ombra. Eccola qua. Qui non bisogna esagerare. Portiamo un po' fuori questo dettaglio che era parzialmente rimasto scuro. E accentuiamo questi due bagliori. Ok. E siamo, credo, arrivati all'ultima immagine. Con cui tiriamo fuori un po' questa luce, illuminiamo un pochettino la scocca qui sopra. E io direi basta. E possiamo andare a riesaminare il tutto. Ora, una cosa che vorrei provare a fare è provare a introdurre un po' di texture su questo fondo, per cui prendiamo quest'immagine, poi vediamo bene dove metterla. Comunque il concetto è che io credo che potremmo usare un bel luce soffusa e adesso la mettiamo in prospettiva. Una cosa del genere.
una cosa del genere e gli applichiamo un bianco e nero perché io non voglio il colore, voglio solo la texture di questo livello. Ok, adesso li unisco e li ritaglio perché voglio soltanto la porzione contenuta qui. Allora, lo vado a mettere in cima. Sempre a luce soffusa. Adesso andiamo a introdurlo solo dove lo vogliamo, ovviamente. Io lo voglio sullo sfondo, ma non lo voglio all'interno. Qui ci giro intorno. Ok. Sicuramente migliorabile. Ok, va bene. Perfetto, qui c'è una macchia di colore che vedo che non mi piace per niente. Toglierla così, però vediamo se si riesce in maniera meno drastica. Vediamo che colore sei. Sei un rossino, eh? T'ho beccato. Ok. Ora la prossima cosa da fare è dargli una pulita, secondo me. Useremo per questo un check layer. C'è un video precedente in cui si spiegava come viene fatto. Comunque, questo check layer non è altro che un livello curve fatto in questo modo. A questo punto io creo un livello vuoto, vado a prendere il mio timbro clone e lo imposto su attuale e sotto. In questo modo posso andare a eliminare tutti questi difetti senza campionare dal livello di regolazione che mi fa vedere.
Ok. Poi si può essere più o meno pignoli e andare a rivedere. Però già diciamo che un po' di schifezzuole le abbiamo tolte. Adesso purtroppo bisogna fare qualcosa per questo sfondo. Dico purtroppo perché non possiamo lasciarlo così. Allora, quello che andiamo a fare, ci posizioniamo qui, chiudiamo momentaneamente questo livello, premiamo Command Shift Alt E e creiamo un'anteprima di tutti i livelli sottostanti. A questo punto possiamo provare a vedere se riempi in base al contenuto ci elimina questo difetto. In questo caso sì. In questo caso anche, mentre questo è un livello che abbiamo pennellato precedentemente, quindi io spero veramente che una volta chiuso questo livello di regolazione non ci sia più percezione di questa cosa. Per quanto riguarda questo livello, invece, andiamo a sfumarlo un po'. Ok, così dovrebbe andare. E questo lo possiamo eliminare. Arrivati a questo punto, io direi che possiamo ricontrollare se qualcosa poteva essere fatto meglio, in questo caso spegnendo questo livello, di cui però tutto sommato potremmo anche tenere solo la parte che ci interessa, perché alla fine le parti che ci interessavano di questo livello erano queste. Quindi teniamo solo queste. E così possiamo ancora andare a vedere tutti i nostri livelli e vedere se c'è qualcosa che può essere migliorato. Esempio qui magari. Ah, ecco, io ho fatto una correzione locale sopra e quindi poi adesso qui devo andare a ritogliere tutta la polvere dopo. Forse non c'era neanche bisogno. Beh, diciamo che si può stare qui a modificare, riempire, aggiustare, migliorare, però grosso modo il procedimento è questo. Per cui da questa immagine siamo passati a costruire. Fino ad arrivare a questa immagine che vedete.